È stata presentata ieri a Milano presso la Triennale Agenda Italia, ovvero il complesso di progetti e di iniziative del Governo per promuovere le opportunità di Expo 2015. Il Premier ne ha parlato in videoconferenza, presente invece la Triennale, il Governatore della Lombardia Roberto Maroni. Sentiamo l'intervista. Expo è già partito da tempo, adesso abbiamo aggiunto un nuovo tassello che è una regia degli più importanti eventi da svolgere, coordinati dal governo, Agenda Italia, che vede tutte le istituzioni con un ruolo importante. Il ruolo di Regione Lombardia coordinato con il governo, e anche questo gioco di squadra non è una cosa che avviene normalmente in Italia, ma questa volta sì, è quello di fare da cabina di regia per tutto ciò che avviene in Lombardia, in particolare per le infrastrutture, la realizzazione di infrastrutture, compito non facile ma a cui ci siamo impegnati, la promozione di Expo, in particolare per quello che ho detto, cioè l'aspetto della lotta alla contraffazione alimentare che vale 60 miliardi di euro l'anno, e poi per il post-Expo a cui sono particolarmente interessato. Ultima domanda, Presidente, lei ha detto che Aletta avrebbe chiesto anche qualcosa di più per gli enti locali sul fronte del patto di stabilità, è stato evocato anche questa sera che servono più risorse. Sì, non ho potuto chiederglielo direttamente perché non era qui fisicamente, ma ieri ho incontrato una delegazione di sindaci lombardi che a Bergamo qualche settimana fa hanno fatto una grande manifestazione, mi hanno consegnato un documento che invierò al Presidente del Consiglio per sollecitare una cancellazione totale del patto di stabilità, che è per loro un patto di stupidità, è una fregatura. In Lombardia ci sono oltre 6 miliardi di fondi nelle casse dei comuni che i comuni non possono utilizzare né per pagare i fornitori né per fare investimenti, ed è una norma assurda, non può, deve essere cancellata rapidamente, e mi farò interprete di questa richiesta che viene dai comuni lombardi. L'avrei consegnato oggi il documento se fosse stato qui, ma lo vedrò nei prossimi giorni, glielo consegnerò personalmente. E per questa sera è tutto, il TG Nord torna lunedì prossimo, grazie per averci seguito, arrivederci.